Ciao amici, conoscete il segreto per dimagrire in salute? Saltare i pasti? Ho detto in salute, bisogna dimagrire mangiando. Invece di rinunce sofferte e piattini da usignolo, meglio mangiare la giusta quantità di alimenti sani che danno energia e tengono attivo il metabolismo. E come si fa? Ecco i miei consigli. Ma prima, se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Basta seguire uno stile alimentare con cibi leggeri che non appesantiscono ma ricchi di energia, così restiamo attivi come il nostro metabolismo. Seguendo questo stile si possono perdere fino a 2 kg a settimana, ma ovviamente dipende dalla situazione di ciascuno. Colazione. La colazione deve essere leggera e nutriente, per esempio muesli integrale con latte vegetale, gallette di riso bio con crema di mandorle o nocciole, pane integrale, frutta secca e succo di frutta naturale. Evitare prodotti industriali con zucchero bianco, latticini e succhi confezionati. Pranzo. L'abbinamento ideale sono carboidrati e verdure, cotte o crude per esempio, risotto ai funghi e contorno di insalata o zucchine, pasta con i broccoli e contorno di spinaci, orzo con verdure e contorno di pomodori freschi. Trucchetto: limitare il sale, usare olio extravergine di oliva a crudo e insaporire con le spezie. Cena: a cena preferire proteine magre e verdure con pochi carboidrati come seitan o tofu insaporiti a piacere con contorno di fagiolini e un'insalata verde. Per gli onnivori, carne bianche, pollo e tacchino o pesce. Anche a cena sconsigliati i latticini e i condimenti pesanti. Per chi ha molta fame, accompagnare la cena con del pane integrale, delle gallette di riso o un po' di riso o cereali al vapore all'orientale. E il dolce? Chiudere il pasto con una bomba di zuccheri non solo blocca la digestione, ma vanifica tutti gli sforzi fatti durante la giornata. Va bene la frutta per chi la digerisce dopo cena, 1 o 2 datteri medjool, oppure 1 o 2 cucchiaini di marmellata bio senza zucchero. Per le quantità ognuno si regola secondo il proprio appetito, comunque non bisogna mai ridurre troppo l'apporto di cibo, altrimenti si ottiene l'effetto contrario e si ingrassa anche senza mangiare nulla. Per vedere tanti altri video come questo basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci!